Salve a tutti, sono il professore Rao, insegno sale e vendita e ho 23 anni. Anch'io poco tempo fa mi trovai di fronte alla vostra stessa scelta. Liceo classico, scientifico, turistico, linguistico. Ma quale di questi mi avrebbe immesso realmente subito nel mondo del lavoro? Fu così che scelsi l'Istituto Professionale Alberghiero Don Pino Puglisi. Il Don Pino Puglisi mi ha dato le basi per poter lavorare in quasi tutti gli ambiti della ristorazione e del turismo. Anch'io ho fatto la mia gavetta, ho lavorato all'interno di ristoranti stellari, pizzerie, trattorie, agriturismi, bar. E questa possibilità, attraverso questa scuola, potrete averla anche voi. Buongiorno a tutti, sono Antonio Spirò e frequento il quinto anno dell'Istituto Alberghiero Don Pino Puglisi. La nostra scuola offre tendenza, accoglienza turistica, servizio sale e vendita e gastronomia. Io alla fine del secondo anno ho scelto il servizio sale e vendita e con il diplomato di servizio sale e vendita ho la possibilità di diventare maestro responsabile di sala, sommelier, barman e food and beverage manager. La nostra scuola permette di valorizzare i prodotti tipici del territorio, il made in Italy, il chilometro zero e permette di svolgere l'alternanza scuola-lavoro sia all'interno della scuola con la distribuzione di tavola calda e bar, ma anche all'esterno. Io sono un esempio perché ho avuto la fortuna di partire in Sardegna alla fine del terzo anno al club del Marina Beach, 4 stelle per 4 mesi. L'anno successivo ho avuto anche l'opportunità di ripartire però con un contratto vero e proprio ed essere un gomite rank. Oltre diciamo il rapporto che si crea tra docente e alunno a livello di studi, da parte dei docenti c'è quella collaborazione, quel rispetto, quel senso di protezione, anche può sembrare a livello familiare. Salve a tutti, sono Serena Faranna, frequento l'Istituto Don Pino Puglisi di Gentulipe della classe quinta con indirizzo cucina e gastronomia. In questi anni ho imparato a trasformare la mia passione per la cucina in una vera e propria professione. Nei nostri laboratori andiamo a ricreare delle preparazioni di base, come appunto dei fondi, dei brodi, delle creme, dei dolci, delle salse e dei sughi. Il nostro istituto ci fornisce dei laboratori di cucina, pizzeria e pasticceria. In questi anni il nostro istituto ha partecipato a diverse manifestazioni e concorsi, locali, regionali e internazionali, conquistando il primo posto al concorso del gelato artigianale da Carlo Pozzi, dove alla fine di questo abbiamo ricevuto una macchina del gelato per fare appunto il gelato artigianale che tuttora utilizziamo nelle nostre esercitazioni settimanali a scuola. Abbiamo conquistato il secondo posto per ben due volte a Miss World Italy per la valorizzazione dei piatti regionali che si svolta appunto a Catania e il terzo posto invece l'abbiamo conquistato al concorso di Nove Nudi per la decorazione delle uova di Pasqua. Quindi se tu mi chiedi, ma come si chiama quel ragazzo che è passato, tu sai il nome, il cognome, dalla città di cui viene? Cioè, perché la cosa bella proprio dell'Istituto di Centurio è questo. Il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, oltre al mio corso, ha stabilito appunto altri corsi di formazione, quali appunto Scienze e Tecnologie Agraria, Pianificazione e Tutela del Paesaggio, e da due anni a questa parte ha istituito un altro corso di laurea che è Scienze e Tecnologie della Ristorazione e Distribuzione degli Alimenti Mediterranei, che appunto potrebbe essere un'opportunità per proseguire il percorso di studi intrapreso già nell'Istituto Professionale Alberghiero. Con il nostro indirizzo riusciamo a relazionarci con le persone e a risolvere le esigenze del cliente. Grazie al nostro diploma noi siamo in grado di entrare nel mondo del lavoro con competenze linguistiche ed economiche. Per questo troviamo appunto lavoro sia come tour operator e tour organizer o come agente di viaggio, oppure come capo ricevimento oppure receptionist. Questo è un esempio di pacchetto turistico, in questo caso dell'agenzia Sole Viaggio. Il pacchetto si può vedere che è fatto per delle vacanze a Taormina con uno speciale 7 notti, compreso sia l'hotel che il volo, e anche tra le varie aggiunte c'è per esempio l'ultima notte gratuita.
mio alunni qui è coccolato, rispettato, viene portato dal primo anno al quinto anno con grande attenzione. Ultimamente grandi passi avanti abbiamo fatto anche dal punto di vista delle infrastrutture. Avere partecipato a dei progetti nazionali ed europei ci ha permesso non solo di formare il personale docente e non docente e anche gli alunni, ma anche di acquistare tantissime attrezzature per il miglioramento della sala, della cucina e del laboratorio di ricevimento. L'alberghiero ci fornisce un'altra grande possibilità, quella di poter insegnare attraverso il nostro diploma. Questo era il mio sogno sin da quando mi sono iscritto all'alberghiero, insegnare ciò che a me piaceva fare. Ragazzi, se vi state ancora chiedendo perché scegliere l'Istituto Alberghiero Don Pino Puglisi, vi rispondo con due semplici frasi. Personale preparato e laboratori all'avanguardia e super accessoriati. Non devo aggiungere altro, vi aspettiamo a settembre.